Sì, ma adesso questi come li uso? Don't worry, be happy. Innanzitutto, benvenuti in un altro video di questo canale e oggi tratteremo un argomento che segue più o meno quello che abbiamo trattato nel video precedente. Abbiamo trattato la tipologia di microfoni, quali sono, come funzionano. Oggi tratteremo invece le tecniche stereofoniche di microfonaggio. Partiamo col dire che le tecniche stereofoniche di microfonaggio vengono sempre fatte almeno con due capsule. Quindi banalmente detto con due microfoni. Innanzitutto, per correttezza bisogna diversificare quelle che sono le macro aree per quanto riguarda appunto la registrazione stereofonica. E le macro aree principalmente sono tre, ovvero quelle tecniche coincidenti, tecniche vicine e tecniche distanziate. Le macro aree, quindi coincidenti, vicini e distanziati, differiscono appunto per la distanza che intercorre tra le due capsule. Nelle tecniche di microfonazione a capsula coincidente possiamo trovare la XY, la XY quasi coincidente, la mid-side e la bloom line. Mentre nelle tecniche con capsule vicine possiamo trovare l'ORTF, la NOS e la sua variante e la OS. Mentre per quanto riguarda le tecniche stereofoniche di microfonaggio con capsule distanziate troviamo la AB, la Decca 3 e la testa artificiale, detta dummy head. Piccola premessa, ma quindi è meglio registrare stereo o con tanti microfoni, quindi la multimicrofonica? In realtà il microfonaggio stereo è preferito per la musica classica e presenta numerosi vantaggi rispetto al microfonaggio ravvicinato. Per esempio, in stereofonia si preservano la profondità, la prospettiva e l'ambiente, che sono componenti importanti della sonorità della musica classica, che vengono poi ascoltate appunto dagli spettatori. Tutte queste caratteristiche vengono perse se si effettua un microfonaggio multiplo ravvicinato, che richiederà un successivo bilanciamento e assegnazioni con il pampot. Altro vantaggio della stereofonia è che si preserva il bilanciamento dell'assieme, così come lo vuole il compositore. Nella musica classica, gli strumenti microfonati da vicino sembrano troppo brillanti, taglienti e definiti rispetto a come suonano nell'ambiente d'ascolto. In più, bisogna considerare anche tutte le varie problematiche tra la fase, tra i rientri del microfono di altri strumenti. Insomma, diviene veramente un bel casino. La musica moderna viene invece registrata mediante il microfonaggio dei singoli strumenti per avere un suono appunto più definito e pulito, stile preferito appunto per le produzioni di questo campo. E in più vengono utilizzati anche per gruppi di più voci, pianoforte, microfonaggio dall'alto dei piatti di una batteria, vibrafono, xilofono, altre percussioni, sezioni di fiati e di violini, campioni, effetti, ambiente di sottofondo, notiziari, reazione del pubblico, insomma. In realtà il microfonaggio stereo ha tantissimi tipi di applicazioni rispetto al multimicrofonaggio. Ma adesso parliamo delle singole tecniche microfoniche, iniziando da quelle con capsule vicine, ovvero la prima, la XY. Questa usa due microfoni direzionali simmetricamente angolati rispetto all'asse centrale tra i 90 e i 110 gradi, membrane molto vicine e diaframmi uno sopra l'altro angolati per raggiungere le estremità dell'ensemble. Segnali sono pampottati a destra e sinistra. Il risultato sarà che gli strumenti si sentono perfettamente al centro del panorama stereo, mentre gli estremi ai lati avranno una differenza di ampiezza maggiore e non di fase, cosa molto differente. Le immagini saranno ben definite e in più il segnale sarà monocompatibile, ovvero dove la risposta in frequenza è uguale sia nell'ascolto mono che in stereo. Altra tecnica simile all'XY è la XY quasi coincidente. È uguale a quella coincidente, ma cambia la distanza tra le capsule. Maggiore resa del frontale, ma con problemi di controfase, essendo che il suono non colpisce esattamente le membrane nello stesso momento. Anche se sinceramente è un problema quello della fase a queste piccole distanze abbastanza irrilevante. Altra tecnica importante è la rinomata Bloom Line, che viene fatta con dei microfoni a nastro, figura 8. La Bloom Line usa due microfoni bidirezionali angolati di 90 gradi ed è ottima per riprendere anche le prime riflessioni dell'ambiente, dato che il diagramma polare, appunto, dei microfoni 8 riprende non solo la scena frontale del panorama musicale, ma soprattutto quello che gli sta davanti e quindi tutte le riflessioni della sala, il pubblico, l'ambiente, ed è ottima appunto per riprendere tutto quello che risuona bene in quella situazione. Altra meravigliosa tecnica che si usa è la mid-side, ovvero due microfoni a condensatori, di cui uno con figura polare cardioide, rivolto verso la metà dell'orchestra, e un microfono bidirezionale, quindi figura 8, rivolto da ambedue le parti laterali. Quest'ultimo produce segnali per il canale destro e sinistro.
Nella post-produzione il canale side deve essere doppiato dove uno è invertito di fase e sono abbassati rispettivamente di 3 decibel. Questa è una delle migliori tecniche stereofoniche e anche una delle più usate per il semplice fatto che il panorama centrale è molto ben definito. In più i lati, grazie alla microfonazione con figura cardioide a 8, permette di avere non solo le differenze di ampiezza ma anche di fase per i lati che si stanno registrando. Quindi il risultato di questa tecnica stereofonica sta nell'avere un panorama musicale molto ben definito, ma soprattutto delle ottime differenze per capire dove è rispettivamente una sorgente sonora posta a destra o posta a sinistra. Parliamo adesso di tecniche vicine, ovvero la prima, ORTF. La definizione di ORTF sta per Office de Radiodiffusion Télévision Française. Penso di averlo detto bene, spero. Usa due cardioidi con angolazione 110 gradi e distanza fra loro di 17 cm, simile a quelle delle orecchie umane tra loro. Questa è un RTF, questa è la distanza di 17 cm, queste sono le mie orecchie, insomma, capite che è vero. Ovviamente questo è un microfono RTF già preimpostato in distanza e in angolazione, ma nulla vi vieta di usare soprattutto questi tipi di microfoni, ok? Dove potete regolarli sia in distanza che in angolazione. E ovviamente maggiore sarà o l'angolazione o la distanza e più sarà l'estensione stereofonica del risultato finale. Un'altra tecnica è la NOS. La tecnica prende il nome dalla televisione olandese che ha brevettato questo posizionamento. NOS sta per Netherlands Omroep Stichting, detta in breve Fondazione Radio Televisiva Olandese. Questa tecnica prevede l'utilizzo di due microfoni a cardioide posizionati a 30 cm di distanza perpendicolari alla sorgente sonora. La variante è simile a quella della ORTF per angolazione, ma con capsule più distanti. Ricordiamo infatti che l'ORTF è distante 17 cm, mentre la NOS 30. Un'altra tecnica di capsule vicine è la OS, che sta per Ortho Stereophonic System. In questa tecnica sviluppata in Svizzera vengono impiegati due microfoni omnidirezionali posti ad una distanza di 17 cm con un angolo di 90 gradi. Tra i due microfoni viene poi posto un disco di schiuma acustica largo 28 cm, chiamato più banalmente Jacqueline Disc, che simula la presenza della testa umana. Quindi la presenza del disco Jacqueline darà anche una diversa risposta in frequenza alle due capsule nei confronti delle sorgenti sonore poste ai lati del panorama musicale. Passiamo ora alle tecniche distanti e la prima da citare è ovviamente la AB. Due microfoni identici rispettano la distanza tra loro con un rapporto di 3 a 1 rispetto alla sorgente per evitare controfasi rivolte esattamente verso l'insieme musicale. I microfoni possono avere qualunque impronta, ma la più usata è quella omnidirezionale. Più è grande la distanza fra i microfoni, maggiore è l'estensione stereofonica. Gli strumenti al centro dell'insieme danno un segnale identico a ciascun microfono, mentre quelli fuori centro saranno percepiti più da un microfono che dall'altro, ma a differenza della XY, questa tecnica produce una lieve differenza di tempo nella percezione dell'onda, quindi una differenza di fase. La tecnica è valida solo se si vuole che le immagini siano diffuse piuttosto che localizzate. Un'altra tecnica molto famosa è la Decca 3. La tecnica Decca 3 prevede tre microfoni omnidirezionali posti a forma di T, disposti in modo che i microfoni laterali distino tra loro di 2 metri, mentre il microfono centrale è posto a circa 1,5 metri dall'asse dei due laterali. Il Decca 3 è una tecnica utilizzata principalmente per il microfonaggio stereo di orchestre e si basa sulla tecnica AB con l'aggiunta di un microfono centrale. È stata sviluppata dalla Decca Records negli anni 50 per trovare una microfonazione che crei registrazioni con un'ampia scena e un'ampia immagine stereo. Ultima tecnica, la Dummy Head. La testa artificiale Dummy Head rappresenta una variante della tecnica di ripresa AB ed è una replica fedele della testa umana. Ascoltando una registrazione eseguita con una testa artificiale tramite cuffie stereo di ottima qualità, si riceve una sensazione quasi completamente identica a quella che si avrebbe avuto tenendo la testa ferma nell'identica posizione della testa artificiale durante la registrazione stessa, ovvero la sensazione di essere
fisicamente immersi nell'esecuzione. Se invece la registrazione viene riprodotta attraverso un sistema di altoparlanti, la percezione dei suoni è quasi identica a quella ottenuta con le tecniche stereofoniche convenzionali, con un senso di profondità del campo sonoro più incisivo e con una timbrica straordinariamente più naturale. Anche la Damned comunque non è esente da difetti, e principalmente sono tre. Il primo è che ovviamente mancano i padiglioni auricolari originali di chi ascolta l'audio, e questi correggono la fase, la direzione del suono, insomma, tante cose. La seconda è che la conformazione della nostra testa e soprattutto quello con cui è fatta è diversa dalla Damned, quindi non avrà la stessa consistenza, dimensione, che fa sì di avere appunto la stessa sensazione di quello che noi ascoltiamo realmente. E terza, non ultima cosa, è che la Damned in fase di registrazione è completamente immobile. Tu immagina un concerto registrato con la Damned fermo, e immagina tu a vedere un concerto con la testa immobile. Non è possibile. Ogni movimento della nostra testa è una microregolazione che avviene comunque nel nostro ascolto, a livello di fase, a livello di ampiezza, a livello di differenze quindi temporali, di risposte in frequenza, di una serie di cose che la Damned non può replicare. Considerazioni finali quindi sulle tecniche stereofoniche di microfonaggio. Come abbiamo già detto in precedenza, queste servono principalmente per riprendere l'audio di un momento d'insieme, quindi un'orchestra sinfonica, un coro, un pubblico, situazioni sportive e quant'altro. Perché semplicemente andare a mettere un microfono su ogni sorgente sonora sarebbe un casino in post-produzione. La tecnica stereofonica ti dà di conseguenza una maggiore libertà in post-produzione, in cui devi veramente fare poco se, e dico se, l'ambiente è controllato, l'ambiente è giusto e soprattutto la tecnica microfonica è applicata bene in base al risultato che si vuole avere. Ci sono anche delle sperimentazioni che si possono fare per testare le varie tecniche microfoniche. Per esempio, si può pensare a fare una Decca-3 non solo con gli omnidirezionali, ma con gli omnidirezionali ai lati, mentre al centro si può usare tranquillamente un cardioide. Cioè, potete registrare come volete. Ovvio che per ogni tipo di registrazione dovete considerare i pro e i contro di ogni tecnica. Quello che voglio dire è che non c'è una sola via per arrivare al miglior risultato, ma ce ne sono tante per arrivare al migliore. Siamo arrivati alla fine del video, spero che ti sia piaciuto, spero che ti sia piaciuta la pagina. Se ti piace, subscribe, che male magari non fa, per rimanere aggiornato sempre sugli ultimi video che faccio. Ci vediamo al prossimo argomento. Dai!